Buongiorno, buongiorno. Mi presento, mi chiamo Carlo. La storia che vorrei raccontarvi è una storia che fa veramente paura, molta paura, perché si intitola Il mostro peloso. Ora, ditemi subito, se voi avete molta paura di questa storia, io non ve la racconto. Però, siccome so che siete dei bambini molto coraggiosi, allora ve la racconto anche se un po' di paura ce l'ho io. Va bene, cominciamo subito. Nel bel mezzo di una foresta fitta fitta, in una caverna umida e buia, viveva un mostro peloso. Era assolutamente ripugnante. La sua testa era enorme e da essa uscivano direttamente due piedini piccolissimi. Per questo motivo non riusciva quasi a camminare e se ne stava sempre nella sua caverna. Aveva una bocca molto grande, due occhietti azzurrognoli e due braccia lunghissime e sottili che uscivano dalle orecchie, con le quali catturava facilmente i topi. Aveva peli dappertutto, sul naso, sui piedi, sulla schiena, sui denti, sugli occhi e anche in altri posti. Il suo sogno era mangiare degli esseri umani. Tutti i giorni si appostava all'entrata della caverna e con un ghigno sinistro pensava: il primo che passa me lo mangio. Ma di là non passava mai nessuno e la foresta era troppo fitta e troppo buia. E siccome il mostro non si muoveva a causa dei suoi ridicoli piedini, non era mai riuscito a catturare un essere umano. E tuttavia, pazientemente, continuava a pensare, sempre con un ghigno sinistro: il primo che passa me lo mangio. Finché un bel giorno capitò che un re che stava andando a caccia nella foresta smarrì la strada e senza accorgersi si avvicinò alla caverna del mostro peloso. Improvvisamente due braccia lunghissime uscirono dal buio e lo trascinarono giù da cavallo. Ah ah! Gridò l'orrenda bestiaccia. Finalmente si mangia qualcosa di meglio dei soliti topi. E già il mostro stava spalancando la sua bocca enorme quando... Aspetta, aspetta! Gridò il re. Se vuoi mangiare bene, c'è in giro della roba molto più saporita di me. Per esempio? Domandò il mostro. Qualche bambino morbido e cicciotello, disse il re. Ah sì? Ah ah! Disse il mostro. Legò alla gamba del re una corda lunghissima e disse che lo avrebbe lasciato partire a patto che tornasse indietro con un bel bambino da mangiare. Il re disse che avrebbe portato il primo bambino che incontrava. Stai attento però, disse il mostro. Se cerchi di imbrogliarmi me ne accorgo subito e ti trascino di nuovo qui in un batter d'occhio. Capito? Capito, disse il re. Salì sul suo cavallo e galoppò sino ai margini della foresta. Lì si fermò, prese dalla bisaccia un paio di grosse forbici e cercò di tagliare la corda che lo teneva legato al mostro. Ma era tutto inutile. La corda non si lasciava tagliare. Nello stesso istante, come da lontano, si udì la voce del mostro che ridacchiava. Ah, sì, prova a fare il furbo. Il re, scoraggiato, risalì in sella. Attraversò un villaggio sperando di trovare qualche bambino, ma niente da fare. Per le strade non ce n'era neanche uno. Ebbè, per forza, erano tutti a scuola. E il re continuava a galoppare, sempre con la gamba legata. Era ormai arrivato nelle vicinanze del suo castello quando vide proprio davanti a sé, in mezzo alla strada, una bambina che correva saltellando allegramente. Ah, ecco quello che fa per me, disse. Ma quale non fu la sua sorpresa non appena giunse più vicino nel vedere che la bambina altri non era che
sua figlia, la piccola Lucilla, scappata dal castello per andare a comprare dei lecca-lecca. Il re la sgridò. Ti avevo proibito di prendere i lecca-lecca e ti avevo proibito anche di uscire dal castello. Ma subito dopo, ricordandosi della promessa che aveva fatto al mostro, se tu sapessi! E le raccontò tutto. All'altro capo della corda, nella sua caverna umida e buia, il mostro sentiva ogni parola. Sogghignava. Niente imbrogli, voglio subito quella bambina, altrimenti... Il re si mise a piangere e la piccola Lucilla dovette consolarlo. Non piangete, babbo, diceva. Io vado volentieri dal mostro che mi vuole mangiare. Oh, sventurata, singhiozzava il padre. Fece salire a cavallo la bambina e si diresse verso la caverna dove il mostro lo guidava, tirando la corda. Giunto che fu, depose tremando la figlioletta. Il mostro slegò la corda e ordinò al re di andarsene immediatamente. Poi si girò verso la bambina che aspettava educatamente con le mani dietro la schiena. Gridò il mostro. Ora ti faccio la festa! Peli sulla testa! Come? Ho detto peli sulla testa perché tu hai i peli sulla testa. E infatti era vero. Era logico che avesse peli sulla testa, visto che aveva peli dappertutto. Ah, mi prendi in giro, piccola insolente. Peli sul dente! Il mostro chiuse subito la bocca perché, anche se era un mostro orgoglioso di essere peloso, un po' si vergognava di avere i peli persino sui denti. Ma si riprese subito. Ora basta, facciamola finita! Peli sulle dita! Smettila, cosa credi? Peli sui piedi! Io li mangio i marmocchi! Peli sugli occhi! Preferisci che ti sbrani? Peli sulle mani! Se credi di farmi pena... Peli sulla schiena! Ma guarda che ragazzaccia! Peli sulle braccia! Bada, non avrò pietà! Peli a volontà! Il mostro, fuori di sé, si rotolava per terra in preda ad una collera furiosa. Da vedere era anche carino, poverino. Non sono modi da brava bambina! Peli sulla pancina! Lo giuro, ti mangerò! Peli sul popò! Ah, era troppo! Il mostro, pieno di rabbia, cominciò a gonfiarsi, finché... Boom! Esplose in tanti piccolissimi pezzetti che volarono di qua e di là, trasformandosi in farfalle di tutti i colori e in fiorellini profumati. Ed ecco che da sotto la pelle dell'orribile mostro peloso comparve un giovanottino, ma così carino, ma così grazioso, che Lucilla non ne aveva mai visto uno uguale. Io sono un giovane principino. Peli sul nasino. Tu mi hai liberato. Peli sul palato. Da un terribile malocchio. Peli sul ginocchio. Hai distrutto la prigione. Peli sul tallone. Dove ero rinchiuso? Peli sul muso. Per un incantamento. Peli sul mento. Di un malvagio colletto. Peli sul petto. Ora sono libero. Che meraviglia. Peli sulla caviglia. E se vuoi prendermi per marito. Peli sul dito. Vivremo felici e contenti. Peli a quattro palmenti. La proposta era molto interessante. Lucilla accettò immediatamente e i due giovani volarono via in groppa ad una farfalla gigante. Da quel giorno non si sentì mai e poi mai più parlare del mostro peloso. Non pensavo che
mostro peloso.